Un grandissimo saluto a tutti e benvenuti al nostro appuntamento del martedì con Eurotruck Simulator 2 con il Turbo Star di Rough Garage. E allora, cari amici ed amiche, continuiamo il nostro tour. E tour 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 tour. Allora, vediamo un pochettino. Approfitto per ringraziare come sempre tutti quanti coloro che stanno sostenendo il canale, tutti coloro che stanno dando la fiducia a questo canale iscrivendosi quando sono in replica. Ma allora, aspettiamo ancora un attimino, nel frattempo. Fabrizio DAV2 sta ospitando la diretta. Zero ospiti entrati nella diretta. Benvenuti. Grazie mille. Benvenuti, grazie per l'hosting e benvenuti a tutti, grazie ancora. E allora stavo dicendo che Fabrizio DAV1 sta ospitando la diretta. Zero ospiti entrati nella diretta. Benvenuti. voilà, grazie mille, siete sempre molto veloci e sempre pronti. 1RGK539 sta ospitando la diretta. Zero ospiti entrati nella diretta. Benvenuti. Grazie mille, thank you so much. Allora, stavo dicendo che continuiamo con la nostra avventura. Quindi, detto questo, mi sembra che le cose stiano abbastanza bene. Ok, mi sembra di sì. Ok, allora. Fabrizio DAV1 ha effettuato un raid. 1 Raiders entrati nello stream. Benvenuti. Grazie mille, benvenuti, grazie ancora a tutti come sempre. Allora, 1RGK539 ha effettuato un raid. 1 Raiders entrati nello stream. Benvenuti. grazie mille a tutti, grazie a tutti. Allora, Fabrizio DAV2 ha effettuato un raid. 1 Raiders entrati nello stream. Benvenuti. grazie, grazie mille. Allora, oggi partiremo da Calais e arriveremo a Plymouth. Non so se si pronuncia così. E quindi procediamo, iniziamo il nostro tour 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 tour. Allora, la prima cosa da fare è andare al garage dal meccanico e aggiustare il camion. Perfetto, abbiamo collaudato tutto e allora adesso possiamo partire. Come sempre vi ricordo che durante la sera salvo modifica al programma, tutto ciò che vedete sono delle repliche e quindi comunque voi scrivete se avete bisogno di qualsiasi aiuto e poi naturalmente appena avrò l'opportunità di rispondervi ovviamente vi risponderò. Allora, adesso devo prendere il carico. Allora, come sempre ho messo scavatore, no, non è questo. Felixstowe, no? Plymouth, eccolo qua. Allora, NBFC, Mettiamoci OK. al lavoro. Naturalmente per creare questi viaggi personalizzati utilizzo Voltare a sinistra. un software Voltare a destra. che si chiama Virtual Speditor, e questo software vi permetterà di creare viaggi e tratte personalizzate. Quella Itta, buon pomeriggio a te. Grazie mille per essere entrato. Tutto bene, carissimo. Tutto bene. Ben ritrovato.
Carissimo, ho letto il tuo messaggio durante la replica e infatti poi ho provato a rispondere, solo che non so se la risposta ti è arrivata. Comunque, ti ho salutato anche là. E quindi mi fa piacere comunque sapere che ci sono persone come te che mi passano a trovare. Oh, K, adesso ti faccio io lo shootout perché non ci ho fatto caso se è partito lo shootout video, quindi andiamo un attimo qua. Allora, ci siamo quasi. Buon pomeriggio a tutti, ovviamente. Allora, buon pomeriggio. Eccoci qua. Allora, vediamo se parte. Shootout video, perfetto, ok, è partito. Ok, allora continuiamo la nostra spedizione. C'è qualcuno che Prepararsi a voltare a destra. ha bussato di dietro qua. Voltare a destra. Allora, io direi passare un attimino dal meccanico, che dite? Perché ho visto che Voltare a destra. ho notato che ho un po' di parti usurate, altrimenti Lei con quegli occhi mi spostare la spoglia. distanza. Spogliatoio. Altrimenti arriviamo quando arriviamo in Inghilterra poi. Luciano, Mr. Luciano. Oh yes, oh yes. Ragazzuoli, buon pomeriggio a tutti. Avete fatto una buona carica caffeina, ragazzi. Mister Luciano. Oh, eppure il super dottorissimo Andrea. Buon pomeriggio a te, al super presidentissimo, anzi super ministro dei trasporti su gomma. Qual era l'ultimo titolo nobiliare che hai preso? Qual era? Ora mi sfugge. Suggerisci, suggerisci, perché ora mi sfugge. Mi sfugge veramente. Il presidentissimo l'abbiamo messo. Oh yes, oh yes. Travel and outdoor. Oh, ma questo è sempre un tipo Eurotruck o similari. Ah, è giusto, ambasciatore. Ah, ecco, giusto, giusto, mi ero dimenticato. Ambasciatore. Ecco, faccio pure il saluto all'ambassador. Ah, come andava? Prosi. L'hai lasciato ancora il video? Oppure Andiamo. lo hai tolto? Che così me lo vado a controllare, cioè lo vado a vedere. Allora, facciamo la checklist. Fari funzionano, le frecce funzionano. Ok, direi che possiamo anche partire. Allora, facciamo un po' così. Come si vede sta webcam? Ok, mi sembra abbastanza, anzi quasi quasi. Facciamo così, ecco qua. La tenda in effetti farà da diffusore della luce, quindi la luce non sarà diretta ma sarà diffusa. Oh, capo. Oh, grazie. Bravo, bravo, Ita, bravo. Come sempre, quando potete, se potete, scambiatevi un bel follow. Oh, yes, oh, yes. Andrea, stavo pensando all'inizio di portare di andare in multiplayer su quello là ufficiale. Solo che poi ho notato che, Voltare a destra. siccome avevo delle mod inserite, sono alcune mod mie personalizzate, poi mi organizzerò e quindi creerò magari fra qualche venerdì
Metterò una specie di convoy multiplayer qua sul Tenersi a multiplayer destra e ufficiale. poi uscire a destra. Perché a quanto pare non tutti gli ultimi Uscire a destra. utilizzatori di Eurotruck utilizzano prettamente il multiplayer ufficiale, non come abbiamo fatto noi che utilizziamo ancora Track SMP. Questo per esempio. La mappa grande, ora non ho capito dove esce. Devi fare un elenco delle mod. Ah, eh sì. Ah, quindi ho capito. Beh, io devo mettere solo la mod del Turbo Star Draft Garage, solo quello devo mettere, la mod base. E quella là, sì. Devo fare così. Perché tanto la mod base di Ralph Garage, quella la trova, uno la trova direttamente sul sito internet, infatti. No, ma infatti io, se dovessi fare il martedì, io porto prettamente vado col Turbo Star, quindi sarebbe monotematico, sì. Quello là di Ralph, il mitico Ralfuccio, Ralfuozzo. Però mi devo organizzare bene, perché mo sai, durante il primo pomeriggio non tutti sono disposti a fare un viaggetto, quindi vedrò magari più là di organizzarlo. Lo puoi dire forte che è il top. O sarraggi, o sarraggi, o sarraggi, o sarraggi, o sarraggi, Quella, buon pomeriggio, presidentissimo. Allora hai scoperto il sound alert qual è? Ma poi più tardi la passo anche a te. Grazie. Mi sono messo ieri hai visto quando ho mandato la prima foto? Era soltanto la bozza. Poi dopo, man mano, mi sono venuti in mente di inserire altre voci. Grazie. Diciamo che con Gippo c'era parecchio da scrivere. Infatti ho dovuto modificare un po' il testo. Ho dovuto ridurlo perché altrimenti metricamente, musicalmente era un po' complicata inserirlo. E ho utilizzato la base musicale di Osarracino del gran maestro Renzo Arbore. Poi dopo, appena finisco la Lives, te la Tenersi a passo. destra e poi uscire a destra. Poi ti scrivo anche alcuni parametri di regolazione del volume, perché questa Uscire qua a destra. è uscita bella bella tosta e pompata. Ita 2165 ha effettuato un raid. Uno raiders entrati nello stream. Voltare a Benvenuti. sinistra. Grazie Ita, grazie per il raid. Grazie mille a tutti quanti. Come sempre ricevo un grandissimo affetto e una grandissima stima da parte vostra e mi auguro di essere all'altezza. Lost. Spero di essere Prepararsi a all'altezza voltare a destra. del vostro affetto. Trappi Kruger ha appena iniziato a seguire il Voltare a canale. destra. Grazie per il follow. Trappi Kruger, benvenuto nel canale, benvenuto, grazie per il follow, benvenuto nella Lives. Thank you so much for the follow, Trappi Kruger. Welcome to the stream, welcome to the channel. Merci pour le follow, Trappi Kruger, bienvenue dans le canal. Merci pour le follow et bienvenue dans la direct dans le canal. Trappi Kruger. La sentite come fischia la turbina qua? Vedete una turbina?
turbina che sembra il turbojet. Oh yes, oh yes. Ok, cerchiamo un nuovo percorso. Sto ricalcolando il percorso. Oh, siamo arrivati. Oh, c'è il burbero Capitan Price qua, il martedì. Qua se sbagliamo una manovra, il Capitan Price qua si lamenta. Emette strani ultrasuoni. Osaka Chippen. Nine, Osaka Chippen. Andrea 80 Biella ha effettuato un raid. Uno raiders entrati nello stream. Benvenuti. Grazie mille, presidentissimo, illustrissimo dei lavori forzati. Poi c'è il super mega presidentissimo alla zappa storta in questo momento con noi. Il presidente indiscusso della Zappalandia o Zappaland. Una volta in multiplayer per fare questo ho rischiato di prendere il muro là di fronte, proprio come adesso. Voltare a destra. Voltare a destra, ma bisogna tenere la sinistra. Ragazzi, ma quanti di voi? Non so. Ops. Ehi, vai, vai. Vai. Non so in quanti hanno. Di quanti di voi giocano su Euro Truck e vi è capitato mai di venire in Inghilterra, anzi nel Regno Unito, e imboccare la strada contro mano. All'inizio è facile sbagliare. Andare dritto. Il mio consiglio è di tenere d'occhio sempre dove ci sono i cartelli stradali per non sbagliarvi. Vabbè, ovviamente poi qua, stando in Inghilterra, nel Regno Unito, bisogna guidare a sinistra, e quindi io oramai ci ho fatto tante di quelle passeggiatine qua, anche in multiplayer, che su Truck SMP oramai è come cambiare la polarità dei cavi della batteria. Che ovviamente che non hanno inversioni, e utilizzare apparecchiature che non abbiano l'inversione di polarità, o meglio che abbiano la protezione per l'inversione della polarità. Maurizio Max Luce. Oh yes, oh yes. E ora vai. Quando dobbiamo allora dovessimo fare un indovinello e non potessimo dire la zappa storta, ci basterebbe dire oh yes, oh yes, e tutti quanti direbbero la zappa storta, Mr. La zappa storta, Monsieur la zappa storta, Sir zappa storta, no. Andrea, dimmi un po', ma tu ieri sei stato a riposo o sbaglio? Cioè a riposo mi pare che... Beh, io ieri sei... Oh lady, 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 oh lady, 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 Chiara. Oh lady, 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 oh lady, 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 lady. Error 404. Andiamo bene, andiamo. Ebbene sì. Ragazzi, quanti di voi ieri hanno fatto un po' di pausa dal streaming della settimana? Io ieri proprio ho fatto proprio disertato Twitch. Infatti mi sono limitato prettamente a
mettere a far partire la replica, poi mi sono dedicato un po' ad altro. Ita, vedi che il dovresti aspettare una decina di secondi prima di attivarlo. Ah, è vero, ho visto la foto nel gruppo di WhatsApp, ma chi è che ieri sera ha, diciamo così, ha fatto vedecchia, se si può dire? Cioè, chi è che è stato un po' scarsone? Io so che Sarajipen è sempre quello molto molto preparato. Quello che doveva va, non si può nemmeno dire la fortuna del principiante, perché lui è un professionista su tutto. Vabbè, ma là ci sta pure Brix, che è in gamba. Con la sua cacciutella che si chiama Purpette, com'è che la chiama? Purpettella. Kira. Hai idea di come Kira come lo segue? Lo guarda, dici, ma questo padrone, questo padroncino, ma che fa? Bald? Si legge Bald o Balf? Mi sa tanto di una certa parola un po' strana, se ho capito il senso. Non si può dire in live. Oh yes. Zappa, come sta procedendo la tua costruzione? E si ricordi bene che qui non siamo in America, qui siamo a Napoli, e come si dice, ca nisciure fes, ha capito? Giustamente. Barzo, Brigitte, Barzo. Com'è che mi è venuto Brigitte Barzo? Perché Z8. Ah, Zulu 8. Nel linguaggio radio, attenzione. Twitch. Alfa, Bravo, Charlie, Delta, Echo, Foxtrot, Golf, eccetera, eccetera. Alfabeto internazionale, fonetico. Andare. E quindi non è offensivo. Twitch. Cari operatori su Twitch, se non conoscete l'alfabeto fonetico internazionale, vi invito ad andare su una certa piattaforma chiamata Google e digitare alfabetico fonetico internazionale. Il Lasso Allegragia ha effettuato un raid. 3 raiders entrati nello stream. Benvenuti. Oui. Ah yeah, yeah. Buon pomeriggio. Benvenuti a tutti. Grazie per il raid. Arvid, buon pomeriggio anche a te. Benvenuti. Grazie per il raid. Oh yeah. Benvenuti. Ita, gli dai tu il benvenuto? Fammi sapere anche se anche a te parte l'alert video, grazie. Qualcosa mi dice. Sì? Dove è facile ribaltarsi. Che non sono queste uscite qua. E da come da cosa te ne sei accorto? Ale, ehi, sto guidando a specchio qua, sto a destra, solo che no, quella ho fatto flip to mirror, no? È girato lì l'immagine così, detto così vediamo se riesco a fregare. Volevo vedere se eravate attenti, è bello che però con la grafica al contrario si sarebbe notato anche il quadratino là a fianco. Prossimo, ma io perché l'ho messo questo? Ecco qua. Ah yeah. Ho cambiato un pochettino. Zappa, non so se ce ne hai fatto caso, ho spostato un po' di cose. Su tuo consiglio, diciamo che non ho, forse non l'avrò
posizionate proprio dove tu l'hai mai suggerito, però effettivamente ho notato che comunque su farming nella parte alta dava un po' di fastidio. Ho lasciato soltanto quella dicitura in alto a centro, là l'ho lasciata lì, perché altrimenti avrei creato una parte bassa un po' troppo basticciata. Oh yes, oh yes. Oh, non mi conviene. Il Turbo Star qua. Ale, ma tu hai capito niente su Turbo Star che sorpassa i camion di nuova generazione qua? Cioè guarda, a me sembra di stare di fluttuare su destra, questo mezzo. E poi continuare dritto. Talmente che c'ha delle sospensioni, c'è un'aderenza alla strada incredibile. Che il caffè patacca, il caffè che spacca. Esatto, Arvid. Guarda che il caffè ho preso prima di andare in Lives, il caffè fatto tenersi a destra e poi continuare dritto. Ho fatto una carica caffeina leggera. Andare dritto. Ale. Guarda che pure con il Volvo, pure il Volvone ha tirato le orecchie. Aspettate un attimo, a proposito, mi sono scordato. Grazie, un attimo solo ragazzi. Andate. Mi sono ricordato perché non partono, ecco. E quando uno fa le cose meccanicamente ma poi si scorda di fare, e dicevi, ma com'è non prende i comandi? Ita, un attimo solo, e poi, meno male Ita, sei un grande, perché mi hai fatto ricordare di attivare un'altra cosa. Ci siamo. Alle pendici del Monte Cucco nasce la società agricola bio I Piani. La genuinità dei nostri prodotti biologici al 100% sono adatti anche allo svezzamento dei più piccoli. Da noi troverai farro, ceci, lenticchie e farine di farro, ceci e di grano duro. Scegli il vero bio italiano, buono e genuino. Scegli i prodotti di I Piani Bio. I Piani Bio, mangio bene anch'io. www.ipianibio.it. Ci trovi anche su Facebook ed Instagram. Comunque, non so voi cari ragazzi, ma dovete sapere che adesso il Turbo Star, come alcuni altri mezzi diciamo più datati, la potenza dichiarata è prettamente, come dire, se si può dire, meccanica, non è elettronica. Ciò significa che in questo momento sto portando un mezzo da 640 cavalli, se non ricordo male, sì. Di pura potenza, quindi è il motore, non è centralina, elettronica, tutte queste cose qua. È una vecchia gloria, ragazzi. Comunque, non so voi, ma io vi invito proprio, se non ancora non l'avete fatto, andate su Google e digitate Ralph Garage. C'è il sito internet dove potete scaricare sia le mod gratuite, ma ci sono anche dei capolavori a pagamento. E ovviamente ho pensato di sostenere Raf acquistando il tuning pack. L'ho pagato 6 euro più o meno e mi ha dato diverse cose: un bel motore da 640 cavalli, i marmettoni in stile americano, il suono dei marmittoni aperti spalatos, open pipes, ed infine i cerchi, ops, lo sapevo, i cerchi in lega, cioè quelli cerchi in acciaio. Comunque non so voi, ma Ralph Garage è garanzia di grandi mod, insieme qui su Eurotrack Simulator 2, insieme a Peppe978,
su farming. Insomma, ci sono tanti bravissimi modder italiani. Non me ne vogliono gli amici non italiani, ma io sono campanilista e quindi poi ovviamente quando uno merita merita, quando non merita taccio. Stiamo proseguendo con il secondo giro d'Europa a bordo del Turbo Star, che è sempre con te. E a Fromio, dove lo metti? Lo sai, non lo conosco, però sono sempre una persona che le prova, diciamo così, le mod, queste cose qua. A Frosmio, ah, possiamo metterlo. Ah, il tuo interno, ah, Afrosmiu, sembra più lo Yodel, Afrosmiu. Ah, perché hai, perché Afrosmiu, da qua lo leggo piccolo. Ok, mandamilo tramite messaggio privato. Che qua il bot non si può mai sapere. Che in realtà ci avrei ancora da provare un'altra mod che mi hanno dato, e quindi pure quella. È un vecchio Scania chiamato dall'amico Marco e che devo provare. Sporca, non tagliare. 40 a destra, anzi 40 a sinistra. Oppla, come vogliamo quello, c'è un frontale facile. Oppla, guarda, adesso tu. Poi il limite è 97 km orari a questo. Ragazzi, come sempre, per chi volesse provare i suoni basta digitare il comando punto esclamativo suoni e poi vi uscirà la lista dei comandi con i suoni che possono essere attivati. Grande Ida, grazie per il supporto. Qui Aschi, ma io se lo tiro questo poi va a finire che tira l'asfalto da terra, con tutta la potenza che c'ha, che è tutto muscoli qua, altro che come si dice, altro che fronzoli. Quando so 300, quando so 400 cavalli, sono 400 cavalli su ruota, da pistone a pistone, e non c'è, diciamo così, la parte osa raggi bene nutratto, io e copparregge simuleto quando guida ce fa caputta, dai saggi ben, dai saggi ben wunderbar. Comunque il finale, vi racconterò il finale di questa canzone qua, in realtà non sarebbe dovuto essere questa qua, però durante la preparazione delle varie tracce, perché per preparare questa traccia audio ho creato 7 tracce, e allora mi mancava come chiudere la canzone. Allora, siccome, per chi non lo sapesse, io con il presidentissimo La Zappa Storta e insieme a Gippen, il lunedì solitamente portavamo
nella Lives del super presidentissimo portavamo Range Simulator, e allora là all'inizio facevamo Orsacchiotten, e allora pensando ad Orsacchiotten mi è venuto in mente una volta quando ancora doveva entrare Chiara Error 404, che una volta ci siamo ribaltati e Zappa ha detto no Cippo, e allora da lì ho fatto, mi sono ricordato di questa cosa, quando poi tenersi a sinistra e poi continuare dritto, poi quando mi sono arrivato su quella battuta fine ho detto quasi quasi mo, visto che andate, noi facciamo Orsacchiotten Cippo, ho detto mo faccio una specie di ironia in lingua tedesca italianizzata, ha detto vediamo come va. Allora tenersi a destra e poi continuare dritto, ok, destra e poi continuare dritto. E quindi quando sono arrivato nell'ultima parte, perché andai voi perché dovevo chiudere la traccia in maniera, diciamo così, dovevo lasciare un'impronta che quando uno ascoltava la traccia poi il finale doveva essere divertente, e così ho fatto Nine Saga Jeep, e quindi poi l'ho riascoltata diverse volte e alla fine poi mi è piaciuta. Sì Ale, in realtà non ho modificato i kilobits, ma sono andato a modificare la qualità dell'immagine. Per il momento sto a 720 e poi vabbè, poi farò dei test per vedere se in full HD, anzi nel prima 900p poi 930p che sarebbe quasi un HD grazie e quindi se riesco ad aumentare la risoluzione ed è fluida bene, altrimenti resto così. E ti ho detto, ho messo qualità alta, ho messo. E quello se non riesco ad acquistare la scheda grafica per farla gestire a software del qua il Gamecaster, devo per forza arrangiare così. Oh, no, il mio PC non è particolarmente performante, soprattutto nel comparto grafico, Ita, perché alla fine c'ho una 1060 che mi deve gestire il video principale, poi in questo momento mi sta gestendo pure la parte di Gamecaster, quindi mi regge lo streaming, e beh, poi c'ho una piccola scheda, una Nvidia Quadro, una P400 che mi gestisce la physics, e quindi ho alleggerito un pochettino il sistema, però mi occorrerebbe una scheda grafica di fascia media per farla gestire prettamente a Gamecaster, poi dovrei stare a posto. Come? Allora, come io potrei anche io metterla a 1080. A me può supportare fino a 4K il Gamecaster. Il problema è però è Twitch, il flusso di dati che potrebbe, anzi diciamo che al 90% ti comprime la qualità dell'immagine. Sì, bisogna ovviamente trovare un buon compromesso, un buon rapporto fra qualità che esce e qualità che poi riesce a supportare Twitch. Diciamo che tutto quello che dà in più a Twitch rispetto a YouTube è tutto in eccesso, mentre su YouTube se tu stream in 2K te lo reggi in maniera tranquilla, diciamo che Twitch pure lo fa, però diciamo che potrebbe essere un po' scattoso, e quindi diciamo che attualmente anche
i partner di Twitch massimo utilizzano il 1080, quindi full HD, per cui tutto ciò che metti in più stressi soltanto la macchina inutilmente, quindi bisogna trovare un giusto a destra e poi voltare a destra, un giusto rapporto qualità potenza macchina, ovviamente a destra, dati accettati da Twitch. Però poi se aumenti troppo la risoluzione c'è il rischio che chi non arriva a quella risoluzione lì non riesce a seguirti, e quindi di conseguenza ecco la scelta che ho fatto di per il momento di restare a 720p, quindi un buon HD, diciamo così, non è full HD a 1080, ma comunque voltare a sinistra. Sì, dipende da tanti fattori. Per il momento mi pare che 720, ovviamente nelle impostazioni di Gamecaster, con prepararsi a voltare a destra, qualità pare che sta girando abbastanza bene. Oh, ma infatti Arvid, ti ho detto, siccome non tutti i dispositivi hanno una connessione, e poi voltare a destra, siccome non tutti hanno una connessione abbastanza veloce, ecco, voltare che a destra. L'ideale per streamare 720p, eccoci arrivati sani e salvi, 720 720, papà. Sì, scusate un attimo. Ok ragazzi, vi chiedo scusa, ma ogni tanto qua è un po' così, un po' movimentata la giornata. Allora, eccoci qua. Allora, adesso ci andiamo a parcheggiare un po' in mezzo qua. Ho messo il non disturbare, così se suona poi vedo con calma dopo chi è. Chi è? Allora, questa è bella difficile sta manovra, ma dopo andiamo da Gigino, da Giacen, il cugino inglese di Gigino il meccanico. Questo è il carrello, lato sterzato, e ora qua bisogna mettere in pratica gli insegnamenti di Jason Farr. Mi disse che con i carrelli autosterzati e l'imbrise ho preso il carrello a 4 assi sterzati. Però tutto sommato vediamo un po' se riusciamo a fare questo parcheggio decentemente. Allora, vuol dire che gli insegnamenti del mitico Jason Farr sono valsi a qualcosa. Sto sbagliando. Aspetto. Oh via, vai. Il primo mezzo è andato. Ok, adesso mi vado a creare un altro percorso personalizzato. E ovviamente per creare il percorso personalizzato utilizzo un programmino che si chiama Virtual Speditor. Quindi facciamo carica, perfetto, Plymouth. Poi qua siamo a
Eurostock, se mi sbaglio. Vabbè. Poi dobbiamo andare a Aberdeen, quindi facciamo il costeggeremo il Regno Unito e andremo a portare un altro carico. Portiamo qualche altro mezzo della Volvo, visto che c'ho la DLC. Allora, vediamo un po'. Allora, prima portato l'SD120 e V240, eccolo qua. Ok, perfetto. E adesso andiamo, andiamo a caricare il salvataggio rapido, perché in effetti il programmino va a prendere un certo... No, che ha fatto? Che ha fatto? No, non è possibile. Aspettate un momento. Carica gioco. Questo qua. Ah, perché mi sono scordato di fare il salvataggio rapido. Beh, giustamente. Allora, ecco qua, salvataggio rapido. Allora, adesso dovrebbe... Ecco, sì, ho preso quello di sotto, ho preso. Perfetto. Allora, se troviamo il carico per Aberdeen... Aberdeen, vediamo un po'. Ok, da rifare, perfetto. Quindi andiamo da... Siamo a... la ProMod in realtà l'ho provata tempo fa. All'inizio quando... Scusate, all'inizio quando non c'erano le DLC qui su Eurotrack, poi siccome sono uscite le DLC con le mappe, ho pensato che forse non sarebbe stato proprio il massimo, diciamo, perché più o meno le mappe ci stanno, però diverso tempo fa l'ho provato. No, ma io sto scritto nel forum quello là, nel ProMods ci sto scritto. Io li ho tutti, infatti è per questo che se devo fare un convoglio è un po' complicatuccio farlo sul single player, cioè sul multiplayer ufficiale. E quindi è per questo che un po' mi freno un pochettino, perché... Non so se poi tutti quanti possono partecipare. Allora, rifacciamo un'altra volta. Un po' di pazienza, arrivo subito. Sto programmando il programma che si chiama Virtual Speditor. Allora, si mette questo, poi andiamo su Aberdeen, passiamo a trovare la mitica Chiara Error 404, la nostra beniaminia inviata nel Regno Unito. Perché vuol dire che non sono aggiornate le mod. Allora, se non ho
Vediamo un po'. Allora devo fare carica. Ok, carica, gioco. Faccio per l'ultima volta poi. Quello che capita, capita. No, mi manca l'ultimo. Ah, allora non ti so aiutare. Veramente non ti so aiutare. Allora, vediamo un po'. Ricordo che sta Spagna. Tolosa. Che dite, lo stressiamo un pochettino? Il Turbo Star qua, che dite? Ma stressiamo. Tutto è pronto, possiamo partire. Passiamo prima un attimo dal meccanico. Mamma mia, sarà un'impresa. Voltare a sinistra. In realtà ultimamente, beh, a parte che le DLC nell'ultimo periodo, se scrivete il comando gioco in chat vi esce il link per che vi permette tramite sto sito internet di acquistare giochi scontati fino a 70%, magari. Alla rotatoria, potete trovare qualcosa che vi garba, che io la maggior parte delle DLC dei giochi che ho preso le sto prendendo tutto qua. Osa raggi, osa raggi, osa raggi, osa raggi, raggi, tenu tratto, io e copparregge, copparregge, si muleto, quando guida ce fa caputta. Oh, è gioco, senza il punto esclamativo. Gioco semplice, e il bot poi si attiva. Wewe, ci fate passare. Su, su, via, via. Passate, passate. Permessa. Voltare a destra. Wewe, se non mi fate passare, chiamo Super Macho King. Comunque ho letto oggi sul nel server Discord di Eurotrack che hanno, con il nuovo aggiornamento cambieranno anche le grafiche delle aziende, quindi i loghi saranno modificati. Alla rotatoria, prendere la prima uscita. Uscire adesso. Ok. Tenersi a sinistra e poi voltare a sinistra. E andiamo a sinistra. Ora stresseremo. Qui termina il nostro viaggio. Metteremo sotto stress il mitico Turbo Star. E naturalmente. Andiamo. Il pieno è offerto dall'azienda. Per quello che c'è la mod, se non è la promozione, beh. No, ma io parlavo proprio nel gioco, cioè nella parte ufficiale metteranno proprio, cambieranno i loghi, cioè ho visto un'anteprima. Non ti mettono ovviamente i loghi quelli delle aziende vere, perché evidentemente non hanno, non importa, troverò un nuovo per la licenza. Ah, come on, mamma mia ragazzi,
Allora, accendiamo i lampeggianti. Ok. Oh, sono venuti a vedere Zio Dab qua che sta trasportando i gommoni. Tenersi a destra e poi voltare a destra. Io ho visto, hanno cambiato i loghi, poi hanno aggiunto anche delle auto russe, quindi probabilmente anche in avranno previsto pure per l'uscita della mappa della Russia, quindi probabilmente questo aggiornamento sarà avverrà un po' come è avvenuto con la 1.41 mi pare, quella del comparto luci, che era il 41 o la 40, mi pare 1.41, no? Per la non mi ricordo, è tipo una Lada, il diciamo la campagnola, quella là, per farti capire, in mezzo così. Ma tu hai messo la mod per far vedere i vari marchi reali, giusto? Cioè realistica. Perché in passato pure io ho utilizzato una mod e se mi frena davanti. Che in passato pure io ho trovato un ho provato delle mod che mettevano le etichette, cioè le insegne vere delle aziende. Però poi sai, quando metti troppe mod, poi magari ci sono quelle mod non fatte proprio bene, quindi evitate di metterle. Oh, capo! Anche se comunque metto poche mod, ma giusto quelle che mi servono per andare avanti. Tipo la questa del Turbo Star, questa ormai, questo è il, mi pare il secondo anno, sì, nel secondo anno che sto portando in lives il Turbo Star. Ovviamente del mitico Ralph di Ralfuccio o Ralph Wozzo, che è un nome e una garanzia. Fatto tutto su questo mezzo, nemmeno resettato, zero proprio. Ho girato veramente tutta l'Europa. Infatti la prima serie che ho portato è stata quella lì di collegare tutte le capitali europee, e poi me la sono girata per bene tutta l'Europa. È robusta, comunque la moto. Ho preso pure qualche botta frontale, però nonostante tutto tiene, che è una squisitezza e una bellezza. Oh, i gelati, ragazzi, qualcuno vuole un gelato? Scoop, che dovrebbe essere la hop. Se così va bene, io ti sconsiglio di andarli a muovere. Io l'ho modificata, sapevo dove mettere le mani e so anche come ripristinarle da solo. Però se te va bene, ti ripeto, se ci vai a smanettare troppo, poi rischi di è giusto. Vabbè, tu fa una cosa, mandamene, puoi scrivere anche nel fa una cosa, mandami il messaggio, me lo scrivilo tramite Facebook, che poi me lo vado a leggere.
quando finisci con la Lives. Io quando ci sto e posso io anche a fare compagnia. A proposito, ovviamente, per chi non conoscesse l'amico Aleasso, Alegragia, come sempre vi invito a passare nel suo canale, ma ovviamente seguitevi a vicenda, almeno così vi fate un po' di pubblicità, un po' di publicity. Oh, grazie, sono veramente fortunato. Diciamo che finché non arrivo a 310 followers, per scaramanzia non metto ancora la coccardina. Prima le altre volte l'avevo fatta, invece mo aspetto prima che si stabilizza e poi dopo vado a mettere. Ci vuole tempo, sinistra, Ale. La settimana è iniziata adesso, quindi dovresti aspettare a lunedì prossimo, che non sempre si aggiorna subito, come può darsi pure che stasera a mezzanotte quelli fanno i server, chissà, aggiornano i dati. Che a me era capitata la stessa cosa nell'ultima giornata, quando avevo avuto il picco che mi aveva aumentato la media. Non mi è arrivata subito la notifica, mi è arrivata il giorno dopo. Vedi che ti arriva direttamente nei messaggi di Twitch, ti avvisa e ti dice che hai raggiunto la media, ti dirà solo i pochi streamer raggiungono gli obiettivi, e ti dice poi ti dà la schermata per fare l'affiliazione. E dovresti aspettare, a me ci è impiegato 24 ore, però devi aver pazienza. Una settimana non penso, perché se oggi più o meno hai raggiunto il numero e ti è apparso anche in quella stringa là, allora si tratta soltanto di aspettare qualche giorno, poi fanno tutto da solo. Quello mi pare che è automatico questa cosa qua, quindi devi solo aspettare, devi mettere un poco pazienza. Aspetta qualche settimana, quello è lento ad aggiornarsi. Ti ho detto, è lento. Devi avere pazienza. Poi all'improvviso ti arriva subito il messaggio. Come dice Arvid, dopo 24 ore ti arriva il messaggio direttamente, ne accorgi subito che ti arriva il messaggio nella barra di Twitch là. E poi e poi bisognerà, diciamo che ci sarà la seconda fase, che sarà un po' più quella lì dove bisognerà iniziare a, non che uno non lo fa, non l'ha fatta ancora seriamente, ma diciamo che poi si sarà soggetti a tante limitazioni, come ad esempio l'esclusiva di Twitch per 24 ore dei tuoi contenuti. Quindi significa che tu li puoi anche caricare su YouTube, ma non li puoi pubblicare. Ecco perché io dico, per esempio, che ad esempio questo qua, questo video che in questo momento sto facendo in diretta qui su Twitch, che è martedì, sarà disponibile su YouTube giovedì alle 12, proprio perché nel contratto di Twitch si è proprio scritto chiaramente che loro hanno l'esclusiva per 24 ore, e quindi faccio passare più di 24 ore per essere proprio certo che la stringa, ma quella è una cosa, che un'impostazione che poi una volta inserita. Dennis carissimo, buon pomeriggio. Io il mese prima, Arvid, il 13 giugno mi è arrivata l'affiliazione, quindi siamo freschi di affiliazione. Ita, gentilmente puoi fare il suo al mitico Dennis, grazie.
Comunque pure a me la stessa cosa, ho detto avevo raggiunto la media il giovedì e all'inizio della settimana successiva me l'hanno aggiornata. Quindi se vedi che non te l'aggiornano adesso vuol dire che te lo aggiornano il lunedì. Vabbè, a Dennis per esempio all'inizio pure io facevo FD Delta Foxtrot Mike, guarda, c'ho l'abitudine di andarmi a cercare il nick in mezzo alle parole, infatti adesso vado direttamente con Dennis Macchia, il mitico Dennis. Ci faccio un attimo il sol, allora vediamo un po' la come. Oh, sembrerebbe abbastanza stabile per ora la live, ottimo. Ecco qua. Direi, caro Ale, direi che con questi parametri qua farò sicuramente una diretta sperimentale per vedere se riesco a cambiare il formato, però 7:20 così, se è stabile e fluido lo lascio così. Sì, ho detto io ti consiglio di non andare oltre con la qualità dell'immagine, perché altrimenti comunque un po' di compressione ci sta. Quello è il problema, è la stabilità del segnale, Ale, perché l'ho detto io venerdì mattina ho alzato la... tu hai visto, no? Ho provato a fare una live in 2K e non è andata bene perché c'era comunque una perdita di fotogrammi e comunque la parte di risoluzione, diciamo così, non era il massimo, e per cui sto preferendo al momento mantenere. Infatti mostro sempre a 6000 kilobits, però ho aumentato la qualità, non il flusso di dati ma la qualità. È un parametro che se uno non sa dove rimettere le mani dopo lo sconsiglio, quindi preferisco impostarlo anche in automatico, però in questo caso qui sono andato a modificare soltanto la qualità dell'immagine e mi pare che per il momento sia abbastanza stabile e quindi non andrò sicuramente più a toccarla, perché comunque ti ho detto le limitazioni dei dispositivi è quello che non tutti possono supportare un flusso di dati così ampio, per cui pure chi non c'ha una connessione particolarmente veloce con i 720 a 60 fotogrammi più o meno, che non noto perdita di fotogrammi, insomma tutti quanti possono vederle. Infatti è per questo che alla fine ho scelto di andare a 720 massimo a 900p, che sarebbe una qualità dell'HD leggermente superiore. Vabbè, 720 a 900 sono altre quasi 200 righe, per cui l'immagine dovrebbe essere leggermente migliorata, però 720 se è fluido va bene così, non la sposto. 50 kilobits sì, a 0,50, manco a 500, l'altro 8 l'ho spostato direttamente a 500 e mi dava connessione instabile. E quindi è un macelluzzo. Non è facile. Infatti è per questo che consiglio sempre, una volta che si trova il giusto compromesso,
fra qualità dell'immagine pure un flusso dati stabile, è meglio non muoverlo più di tanto. Moreno 91-basso-basso VR ha appena iniziato a seguire il canale. Grazie per il follow. Moreno carissimo, buon pomeriggio, benvenuto nel canale, benvenuto in questo manicomio. Benvenuto carissimo. Adesso faccio anche lo shootout. Moreno, ma tu sei quel famosissimo Moreno? Quello là di... Ah, ProTube, compa! Anzi, mi sa che sei proprio tu, Moreno? Il famoso Moreno? È un onore, caro Moreno, averti... È un onore averti nel canale. Onore mio! E infatti quando ho letto ho detto, ma sarà un omonimo? Grazie per aver scelto questo piccolo canaletto, yeah. Ale, ti dispiace digitare il comando punto esclamativo Sarragippo? E così diamo il benvenuto al mitico Moreno qua. Punto esclamativo Sarragippo, con due R. O sarraggi, e coppa regge, si muleto, quando guida ce fa caputta. Ecco qua, fresco questo sound alert. Ah, Moreno. Ci siamo scritti un sacco di volte in chat da Nick. È un bravo ragazzuolo. Veneto, fra l'altro. È un mito. Ops. Carica il checkpoint. Lavoro. Mi ricordo. Certo che c'è una pazienza pure tu, Mori. Mamma mia. Comunque, a parte gli scherzi, Arvid, in altre occasioni sei riuscito a svignarmela in passato, invece ma no, sono arrivato proprio diretto. Moreno, mi pare anche tu, giusto se non ricordo male, pare che porti anche Farming e mi pare pure Euro Truckers. Ah, ecco, allora mi sa che qualche sera fa, così aprendo il canale qua, avevo intravisto che eri impegnato su Euro Truck. Non so se l'hai mai provato il Turbo Star, questo qua di Ralph. Comunque io te lo consiglio altamente. Fatta una mod veramente fatta bene. Ale, ma vai via, non ho capito. Aiaia, che fa, se ne va? Aiaia, ma che fai, tremai? Aiaia. Ale Asso, aiaia. Il mitico Ale. Se l'è svignato. Ui, Moreno, grazie ancora per avermi onorato della tua presenza qua e... torna a sta casa, aspetta a te, poi ci becchiamo un pochettino in giro. Ah, ok, Ale. Ah. Vabbè, vai tranquillo, vai. A dopo, grazie ancora. Andare dritto.
Onore e piacere mio, caro, carissimo Moreno. Facciamo lo shootout. Vi saluti a Ale Asso, aie aie. Salutiamo anche il mitico Moreno. E Super Vips Moreno. Eh? Ui, che ha fatto? L'ha avviata Moreno. Ui. Riproviamo. Allora, Moreno. Ecco qua, a posto. Ovviamente, come dico sempre, seguite i vostri streamer preferiti. Ovviamente, ragazzi, se volete, visto che ci troviamo, scambiatevi un follow, così ci diamo una mano e diamo una mano anche a tutti gli altri amici del canale e poi a farsi un po' di pubblicità. Poi ovviamente questo video è disponibile su YouTube giovedì a mezzogiorno, e quindi per voi che state guardando questo video su YouTube, nella parte bassa qui dello schermo troverete la chat, e quindi come sempre vi invito a prendere nota dei nomi dei canali, andare lì e lasciare un bel follow, e ovviamente dove è possibile, senza infrangere le regole del canale, salutare gli streamer da parte di Dab. Alla prossima, Moreno, ci becchiamo. Ragazzi, prendiamoci un bel caffettino, punto esclamativo caffè. Tenersi a destra e poi continuare dritto. Il nostro sponsorao. Andare dritto. Caffè Patacca, il caffè che spacca. Grande Arbit. Caffè Patacca, il caffè che spacca. Oh, funziona, ottimo. Ah, qua devo ricordarmi che non devo superare l'auto di scorta. E ora che ci penso, prima l'ho superato credendo che fosse un mezzo che andava piano. Sì. Beh, che siamo fortunati che ci facciamo sto giretto in autostrada qua. Sì, ma questo Turbo Star però lo stanno facendo soffrire. Cioè, questo Super Star è nato per fare i 350 km orari, 350, a volte anche 351 in discesa. Lo sento che sta soffrendo. Thank you so much and welcome to the stream and welcome to the rerun here on Twitch. Welcome if you are watching this video, or if you are entered in this channel moved by curiosity, you can take a follow and enjoy our or my or our contents. Thank you so much. Essere così complicato, però il Turbo Star si comporta in maniera eccellente. Ok, ci siamo partiti, praticamente col buio e rientriamo col buio. A quanto pare. Che ore sono nel gioco? Sono le 8, quindi è sera, le 20, 8 e quasi 8 e 10.
C'è l'orologio analogico. Mo sono le 8 e 10, 20 e 10. Perché le 8 è di mattina. È vero. Oh. Ma guarda un po'. Mi sorpassa anche il Renault. Il Renault. O il Renato. Vediamo se riusciamo a fare una ripresa esterna senza fare danni. Bella complicata guidarla così, non avere la visuale in prima persona può risultare abbastanza, no, complicata, ma ok, meno male che mi sono intervenuto. Mettiamoci dentro qua, dentro alla cabina, che ho preso un sacco di freddo. Siamo andati a trovare la mitica Chiara underscore error 404. Siamo passati forse più vicino al paese, la città dove abita lei Chiara. Stiamo portando 4 gomme per un gigante qua, per il tuo nuovo trattore qua. Allora, secondo me stai giocando a Euro Truck Simulator 2. Vediamo un po' se hai indovinato. Hai indovinato? Vediamo un po' se hai indovinato l'indovinello del mitico Dennis. Cosa scrive Dennis? Oh yes, oh yes, mi sto sistemando. Ah, la faccia del bicarbonato di sodio 350. Mamma mia, c'hai da metterti veramente sotto e darti veramente da fare. Caspiterina, mamma mia, bella. Quindi mo qua ti devi mettere alla grande come si sempre fa. Bello massiccio massiccio. Oh yes, oh yes. Piano piano. Uno alla volta. Te li sistemi con calma. Mamma mia, 350. Mamma mia bello. Dai Dennis, mettiti con un po' di pazienza, piano piano. E ti sistemi tutto quello che ti devi sistemare. Unda paga. Diurgens. Ora pronavi. Brigitte Bardot. Bardot. Brigitte Bardot. Fern. Bardot. Brigitte Bardot. Mettetela con questa litania. Mi dai nervi. Grazie Fern. Buon pomeriggio a te. Scusa se non ti ho risposto ieri, ma il lunedì ieri me la sono presa veramente, fatto pausa, giusto il tempo di avviare la replica ieri sera, poi ho fatto altre cose, infatti ieri ho fatto diverse cose, qui nella vita reale anche un po', mi sono riprogrammato la settimana. Come stai carissimo Fernbus? Allora, innanzitutto al mitico Fanbus devo fare lo shootout, come dicono quelli che parlano proto bello.
Ah, truck driver, ottimo. Marcia 60 km orari. Ottimo Fern, ottimo. Stai raggiungendo anche tu ottimi risultati. Come qualcuno mi ha fatto notare, il canale ha raggiunto cifra tonda, i 300. Sono fortunato, devo dire la verità. Da un anno a questa parte, eh sì, giusto un anno fa ne avevo 30. Mamma mia, veramente mi ritengo fortunato di aver conosciuto tanti amici streamer bravi. Ma il mitico Fernbus veramente ha dato una grande mano a questo canale. Tranquillo Fern, arriverai anche tu a cifra tonda, farai 800. Boh, alla volta le persone ti conoscono, vedono che sei in gamba, sei bravo, sei originale. 776, sì, ho letto. Ah mai, ottimo. Un altro poco di pazienza, anzi secondo me gli 800 secondo me li raggiungerai abbondantemente per San Valentino. Poi se è San Valentino, quindi se il 14 febbraio raggiungi gli 800 follower, devi fare una bella serenata in live, già sai. Facciamo una cosa romantica come l'altra volta. Ottimo Fern, ottimo. Finalmente hai iniziato a recuperare qualcosina, dai. Dopo tanta fatica, almeno si inizia a raccogliere qualcosina. Ottimo. A proposito Fern, stasera cosa porti di bello? Sempre alle 19. No, insish. È stata veramente una bella dedica, Fern. Si sentiva che l'hai fatta con il cuore. Si sentiva da come vibrava la voce. Noi gentiluomini di una volta queste cose le percepiamo. Server privato, Dennis, un server privato, se tu intendi una, diciamo così, una stanza, quella di multiplayer, si crea la stanza e non il server, perché mo non lo so, su Eurotruck si possa creare il server, però comunque creare un server, comunque ci sono delle spese da sostenere. L'idea è buona, il problema è che manca il paparello. Fernbus 08 ha appena brindato con 5 caffè, grazie mille, cheer 5. Grazie Fernbus, grazie mille per i caffettini, ne approfitto e mi faccio pure un sorsetto d'acqua. Alla salute di tutti quanti ragazzi. Alla salute di tutti. Anche voi che state un po' più HDL, raffreddore, queste cose qua. E anche gli altri amici. Non vi preoccupate. Ad abbassare nottata, diceva il mitico Edoardo De Filippo. E quindi
Noi siamo quelli tosti. Oppla! Qui ti sta avvicinando lo scavo di corsi. Oh, ho fatto cagare. Scusate, mi ha fatto prendere uno spavento. Chiedo scusa se ho utilizzato un termine un po' troppo chiudovenia. Nel senso pubblico lo vuoi creare? Ah, tu dici... Vabbè, ma quella è la chat vocale. Nel Discord, come abbiamo fatto all'inizio quando abbiamo utilizzato Farming, come ho fatto pure all'inizio quando l'anno scorso facevo pure i convogli. Ferbus 08 sta ospitando la diretta. Zero ospiti entrati nella diretta. Benvenuti. Grazie mille, Ferna. Ah, yeah. Quello lo può fare chiunque, diciamo, il server su Discord. Poi si inviano gli inviti per il server. Sì, Arvid, è vero. Infatti, io all'inizio, quando portavo Eurotrack, mettevo just chatting, però nella descrizione mettevo scritto la stessa cosa che ho messo adesso, solo che mettevo ETS2. Però vedi, alla fine sì, rispetto a Farming ti permette molto più di interagire con la chat quando sei in single player, poi anche quando sei in multiplayer, però diciamo che maggiormente in single player, perché poi soprattutto quando fai i trasporti eccezionali qua dove ti devi mettere per forza dietro all'auto di scorta, altrimenti ti arriva il break e dice: ma dove sei andato? Hai superato l'auto di scorta, chat. La bella chattatella col CB, quando sei su strada si riesce a fare qualcosina, o la propagazione è poca, quindi sulla radio si riesce a comunicare a breve distanza, però poi quando si apre la propagazione delle onde elettromagnetiche, e allora là io mi diverto. Però ho la versione Italia e Baltic. Ah, tu parli tennis, parli delle mappe. Sì, ovviamente per fare i convogli su multiplayer. Si ricordi bene che qui non siamo in America, qui siamo a Napoli. E come si dice? Ca, nessuno è fess. Ha capito? Sì, Ferbus. Non so se se Eurotrack funziona come Farming 22, cioè se non hai tutte le mod o tutte le DLC ti fa entrare o non ti fa entrare, perché per esempio prima ho fatto così la simulazione della creazione di una stanza, però poi avevo delle mod attive, uscire adesso, fra cui una mod che ho creato io, cioè una skin di un rimorchio, però penso che in teoria non dovrebbe fare entrare in partita, o se c'è qualcuno che magari ha utilizzato già Eurotrack Simulator 2 con il multiplayer ufficiale, e qualcuno magari ha utilizzato delle mod, se mi può far sapere se qualcuno ha riscontrato difficoltà nell'entrare in partita perché non aveva tutte queste mod qua o DLC, perché almeno così mi potrò rendere conto se è fattibile, per esempio. Ovviamente poi diventa un po' più complessa, ecco, diciamo nel caso nostro tennis, organizzarsi, perché magari uno vorrebbe fare, che ne so, Palermo Parigi o Palermo Barcellona Madrid, però se non gioco tutte le map può fare il viaggio tipo fino a un certo punto, perché poi dopo c'è, cioè, oh, abbiamo finito. Sciacabatoi,
Che stiamo freno sotto zutka. Ma dove lo devo consegnare? No, non ho capito. Ah, devo scendere qua, devo scendere. Oh cacchio. Sì. Ah, sì, sì, è qua, è qua. Quindi ecco, Dennis, ritornando a quel discorso, il discorso resta sempre... Ah, eccolo qua, perfetto. Il discorso resta sempre la limitazione per quello che riguarda le mod. Cioè, se uno non ha tutte le mod e magari non lo fa entrare proprio in partita, allora è un conto. Però per esempio, se lo fa entrare in partita, però si può fare un tratto fin dove lui c'ha la mappa, allora magari uno potrebbe anche organizzare. Però mi sembra un po' come se non mettesse un po' da parte una persona. Allora, ok, allora cari ragazzi, e io approfitto per ringraziare tutti quanti voi. Allora vediamo un pochettino chi c'è in live in questo momento. Allora c'è l'amico Wopparan. Allora approfitto come sempre per ringraziare voi. Per la compagnia che mi avete fatto, ringrazio Ferlobus per i bitterini e per essere passato in live. Ringrazio l'amico Dennis Macchia, ringrazio Ita e ringrazio tutti coloro, ringrazio tutti voi, ringrazio anche l'amico Ale Asso. Allegragia. Allora, l'appuntamento, per quanto riguarda l'appuntamento con Euro Truck Simulator 2 con il Turbo Star per la settimana prossima, per martedì prossimo, mentre invece l'appuntamento per Farming è per domani mattina, stessa cosa per Euro Truck Simulator 2 venerdì. L'appuntamento è per venerdì. Per voi che state guardando questo video in replica su Twitch, la programmazione continua. E questo video ovviamente sarà disponibile su YouTube. Giovedì. E allora, per voi che siete in diretta, come sempre vi chiedo la gentilezza di restare sintonizzati. Adesso farò il ride Wopparan 71, l'amico Wopparan, che in questo momento sta portando Farming 22. E allora, approfitto ancora una volta per ringraziare tutti quanti voi. Vi ringrazio per avermi seguito fino in questo momento. Quindi vi prego di restare in linea per voi che state qui in diretta. Io vi saluto, vi abbraccio e vi saluto con il mio ormai famosissimo saluto benaugurante. State buono, adio!